Il programma è offerto da di riprendere questo nostro appuntamento con l'Istituto Graziani Alberghiero di Torre Annunziata. Ci è mancato un po' queste settimane con queste festività di Pasqua, ma questo è anche sintomo del fatto che diciamo che manca solamente un mesetto alla fine dell'anno scolastico, come la fine della trasmissione, e siamo ben contenti di vedere i risultati di questi ragazzi che comunque hanno fatto un bellissimo percorso, anche se devo dire la verità ci siamo molto incuriositi da ragazzi in cucina. Ma stamattina andiamo a vedere anche chi si occupa di sala. Andiamo subito. E siamo subito qui, che ci accoglie? Nancy. Nancy, insieme a? Anita. Cristina. Maria Pia. Ragazze, a che anno di scuola siete? Al terzo. Tutte quante, giusto? Sì. Al terzo anno, e dimmi un po', già avete avuto modo di avere esperienze lavorative? Sì, già dall'anno scorso abbiamo avuto modo di fare esperienza. Dove? Al Poseidon di Torre del Greco. E come ti è sembrata come esperienza? Bellissima. Credi che quest'anno riavrai la possibilità di fare un'esperienza del genere? Sì, già stiamo organizzando. Ed è così facile riuscire ad avere esperienze lavorative già al terzo anno di scuola? Non tanto. Infatti chiediamo subito alle tue compagne di classe se hanno già avuto esperienze lavorative. No. Non ancora. Ti senti pronta però per affrontare il mondo del lavoro? Sì. Quindi diciamo non vedi l'ora di fare un'esperienza lavorativa? Va bene, ditemi un po', in cosa consiste il vostro lavoro? Diciamo in sostanza, cosa fate? Hostess. In che maniera accogliete le persone? Che poi è una curiosità, hostess inteso anche come hostess di volo, in cosa vi potete interfacciare? Hotel, aerei, navi. Cosa fate durante una lezione? Durante una lezione noi ci prepariamo per tutto quello che può avvenire nel nostro futuro, cioè per esempio se noi andiamo a lavorare negli alberghi la nostra professoressa ci spiega tutto quello che c'è dietro, tutto il lavoro che dobbiamo svolgere, però non è facile come sembra. Accogliere una persona per esempio, cosa devi sapere per accogliere una persona in un albergo, in una nave, in un aereo, quello che sia, per far star bene una persona, non so. Dobbiamo mettere prima di tutto la persona a proprio agio. E è normale che dobbiamo sapere anche le lingue, perché se vengono tipo dei turisti noi dobbiamo accoglierli sempre con lo stesso, nella stessa maniera che per esempio viene un italiano. Ci siamo interessati anche di sala e i ragazzi che si occupano di questa disciplina ci seguiranno comunque per tutto il percorso. Ma come vi avevamo promesso, adesso andiamo ai dolci. Mmm.
Ciao Kevin. Ma tua madre se lo immagina cosa fai qui tutta la giornata? Penso proprio di no, perché a casa non cucino tanto. Do il mio amore quando sto qui vicino ai fornelli a scuola. Che belle parole, io qui resto veramente senza parole. Cosa stai preparando? Stiamo preparando un risotto con gamberi e zucchine. E qual è il procedimento di cottura? Vedo che c'è anche chi versa il brodino. Sì, abbiamo sgusciato i gamberetti, li abbiamo fatti rosolare. Tanti gamberetti? Sì, abbastanza. Poi abbiamo preso il riso, l'abbiamo fatto brillare con olio, aglio, cipolla e un po' di vino bianco. Poi abbiamo preso i gusci dei gamberetti e abbiamo fatto un brodo che adesso lo andiamo ad aggiungere per la cottura. Quante ore al giorno fate di esercitazione qui? 6 ore a settimana. Pensi che siano sufficienti per ottenere un bel risultato? Non credo, però anche 6 ore possono bastare. Poi c'è l'area lavorativa al di fuori che possiamo dare anche il meglio di noi. E a proposito di area lavorativa al di fuori, tu come esperienze lavorative sei già riuscito ad interfacciarti col mondo del lavoro? Sì, grazie allo chef, uno chef che conosco, mi ha portato con lui a lavorare al di fuori della scuola. Quando? Sono andato alla vigilia di Capodanno, l'antivigilia e una settimana dopo. Quindi comunque a cominciare da quest'anno, che è il terzo anno di studi, giusto? Iniziamo di nuovo a lavorare fra un paio di settimane, perché il lavoro è di nuovo con le cerimonie, c'è di nuovo lavoro. E questa cosa ti entusiasma? Sei contento di entrare nel mondo del lavoro o hai sentito un attimino più responsabilità addosso? Insomma, è diverso lavorare e preparare invece qui a scuola i piatti, no? Le responsabilità sono anche crescere nella vita, quindi è bene che lavoriamo per anche una cosa di sapienza lavorativa, per cucinare ci appassioniamo ancora di più. E qui gli occhi già si saziano, vogliamo partire dal tagliere d'appoggio, dalla decorazione, ma Antonio, come sei stato capace di realizzare tutto ciò? Allora, prima di tutto questo è il secondo piatto che si chiama salmone al gratin. Abbiamo prima di tutto preso il pancarré, ne abbiamo tolto l'estremità e l'abbiamo passato su setaccio, diciamo che per metterlo sul salmone. Poi abbiamo preso sedano e carote e le abbiamo, diciamo, tagliati a fette sottili per, diciamo, metterlo sul salmone. Dopo abbiamo sfilettato il salmone, ne abbiamo tolto le lische e l'abbiamo adagiato sul tagliere. E tutto ciò deve far sì che risulti croccante? Croccante quando si mangia. E l'abbiamo messo a 180 gradi per 20 minuti nel forno. Poi dopo che il salmone è pronto, l'abbiamo messo sul tagliere d'appoggio e abbiamo, diciamo, decorato il piatto sul tagliere con ravanello e le zucchine. Dimmi un po', le tue assistenti invece come si chiamano? Manuela e Francesca. Francesca, tu di cosa ti sei occupata? No, io mi sono occupata del pancarrì. E invece tu? Anche io. Quanto è importante l'aiuto cuoco? Sì, è molto importante perché comunque un cuoco non può stare da solo in cucina e deve avere anche degli aiutanti per far sì che la cucina si coalizzino tra di loro e comunque ci sia anche un aiuto, quindi per far sì che il servizio sia molto veloce. E un buon cuoco deve saper dirigere in maniera particolare o l'aiuto cuoco deve essere già pronto a fare tutto ciò di cui si ha bisogno? Ovviamente bisogna avere delle esperienze, ma man mano che passa il tempo e si ha un'esperienza, comunque penso che l'aiuto cuoco sia pronto per entrare nel mondo del lavoro pienamente. Quindi sì, bisogna prima di tutto avere l'esperienza e poi dopo bisogna comunque, cioè, avere esperienza. Non dimentichiamo che stiamo parlando con un ragazzo che è comunque al terzo anno di un istituto alberghiero, ma nonostante ciò già possiamo vedere i risultati che questa scuola fa e anche da come stai parlando posso immaginare che tu già abbia avuto delle esperienze lavorative, giusto? No, in vede esperienze lavorative no, però cercherò di trovare del lavoro per, diciamo, inoltrarmi nel futuro. Ebbene, questa è una prova che dimostra quanto sia efficiente ed efficace questa scuola, perché sei veramente bravo. Sì, la prova pratica possiamo farla a scuola, però la vera prova sarà quando andremo a lavorare.
ma guarda qui chi c'è, Annavino, ciao. In una delle vecchie puntate abbiamo trovato Annavino cimentarsi in pasticceria. Domandandole cosa amava fare, quale sarebbe stato il suo sogno futuro, lei ci disse che sarebbe stato appunto fare la pasticcera. E quello che mi salta subito all'occhio è che Annavino, anche gli orecchini a forma di pasticcini, sì. Ovviamente. Dici un po', quest'oggi cosa state preparando? Stiamo preparando i bignè. Io mi occupo della farcitura dei bignè e lui della glassatura. Glassatura, come ti chiami? Marco. Marco, anche con te già ci siamo ritrovati, giusto? Dici un po', cosa stai facendo? Allora, io sto glassando i bignè con la cioccolata che abbiamo preparato, con la crema chantilly e abbiamo aggiunto il cacao. C'è differenza tra bignè e profiterol? No. Non c'è nessuna differenza, sono gli stessi. Dimmi un po', avete preparato anche l'involucro? Sì, abbiamo preparato con la pasta choux, che abbiamo preparato con 3 dl di acqua, 100 g di burro e 200 g di farina e un pizzico di sale. Per ogni pasto il dolce deve essere scelto o va bene qualsiasi dolce per qualsiasi pasto? Vabbè, di solito comunque durante un pranzo, ogni pranzo ha il suo dolce, quindi... E questo dolce per che pranzo è? Noi l'abbiamo scelto perché comunque è passato anche il periodo pasquale, quindi abbiamo preparato le zeppole. Vedi, allora per ogni periodo il dolce, un dolce. Sì. Quindi un po' come la frutta, diciamo, la frutta di stagione e il dolce di stagione. Sì. Però ovviamente non va, diciamo, è più una tradizione, sì. Che un momento della stagione, giusto? Sì, 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 sì. Giusto. Come deve risultare un vero bignè al palato? Allora, deve risultare nello stesso momento dolce, però nello stesso momento non deve essere troppo dolce, perché altrimenti può disgustare nell'assaggiarlo. E la panna invece? La panna noi l'abbiamo messa all'interno, come l'ha messa Anna, e vabbè, l'abbiamo preparato con la panna normale da montare. E anche il biennio in laboratorio con il professor Piemonte. Sì, buongiorno, noi oggi abbiamo dei ragazzi di prima che praticamente sono ai loro approcci in cucina, stanno seguendo anche loro una programmazione, in questa programmazione prevedono insomma una serie di preparazioni per quanto riguarda i primi piatti e i secondi piatti semplici. Loro oggi praticamente stanno facendo qualcosa sulle crespelle, hanno visto i vari tipi di paste, paste secche, paste fresche, adesso ci accingiamo a fare un composto che è la crespella praticamente, un composto che può essere neutro, considerato neutro perché può essere farcito sia salato che dolce. Ci sono dei ragazzi adesso che stanno praticamente facendo queste crepe che poi dopo farciremo con mozzarella e ricotta. Una piccola domanda, quante ore di laboratorio sono previste per il biennio? Allora, loro fanno 4 ore di laboratorio al primo anno e anche al secondo anno. Ci stiamo adeguando per far sì che queste ore aumentino perché noi vogliamo formare dei cuochi di un certo livello e quindi ciò prevede un qualcosa di più importante a livello di ore laboratoriali. Certo, perché è incisiva la prima esperienza, diciamo il primo approccio è molto molto importante. Sì, loro praticamente... non hanno ancora la possibilità di affacciarsi nel mondo del lavoro perché sono ragazzi, però è ovvio che noi dobbiamo dargli quegli input necessari affinché insomma gli stessi possano poi proporsi nel mondo del lavoro in un certo modo, a cominciare dai 16-17 anni. Riesci a vedere già competenze e passione in questi studenti? Ci sono alcuni che mostrano da subito un certo interesse, una certa qualità rispetto anche al movimento in cucina. È ovvio che poi gli altri possono coltivare la loro passione solo col tempo e con le esercitazioni pratiche. Eccoci di nuovo qui. Salve! Con il professor Buonfiglio. Cosa stiamo preparando oggi? Allora, oggi ci tocca fare delle crostate e in più abbiamo fatto delle torte caprese che sono già in forno, dopo magari possiamo osservare e magari degustare. Sempre con un biennio, stiamo parlando. Quanto hanno lavorato? Un biennio però stiamo parlando. Ok, quanto hanno lavorato oggi i ragazzi? Diciamo pochissimo, diciamo. Perché questa era una lezione che dovevano prima osservare per poi avere una fase operativa, è l'unica motivazione del perché hanno lavorato pochissimo. Poi magari successivamente ci sarà una lezione operativa dove svilupperanno loro tutte queste ricette con tutti gli ingredienti che gli sono stati proposti. Ma che peccato che in TV non arrivano gli odori, questa crema pasticcera, così si chiama, giusto? Sì. C'ha un odore a dir poco irresistibile. Cosa c'è dentro? Ah,
la facciamo ancora come la faceva la nonna, con del latte, uova, zucchero, farina e della vanillina. Ecco l'esaltazione da dove proviene, dalla nostra vaniglia. Quindi lei usa semplicemente una bustina di vanillina classica? Sì, una bustina di vaniglia classica oppure una bacca di vaniglia. C'è differenza, ecco, proprio a questo volevo arrivare, tra la bacca di vaniglia. Tante persone usano anche buccia di limone, buccia d'arancia. C'è una differenza tra la bacca di vaniglia e la bustina, diciamo, classica di vanillina, perché diciamo che con la bacca parliamo di un prodotto quasi fresco, quindi usiamo i grani che ci sono all'interno. Invece con la vanillina usiamo un prodotto che già è stato semilavorato, quindi non di bassa scadenza, ma comunque sempre di secondo piano. E anche oggi purtroppo dobbiamo salutarvi perché termina qui il nostro appuntamento, ma ci rivediamo la settimana prossima. Ciao! Cominciamo questo viaggio alla riscoperta dei sapori campani e siamo da Vincanto, con Yuri, grazie al quale è stato possibile ottenere questo. Sì, siamo qui stasera con due nostri amici che mi accompagnano, diciamo, in questo viaggio che ogni sera cerchiamo di fare, con Raffaele di Poggio delle Baccanti e con Massimiliano del Panificio Malafronte, con i quali stiamo cercando appunto di far passare la politica della qualità e di riscoprire prodotti che a volte vengono anche un po' dimenticati. In questo caso siamo proprio nella culla, diciamo, del Vesuvio, dei Monti Lattari, quindi nella nostra zona specificamente, e con Raffaele stiamo assaggiando un ottimo vino di Gragnano, mentre con Massimiliano tra poco gusteremo la pagnottella d'orzo e farro, che è, diciamo, un prodotto che insieme a Massimiliano abbiamo cercato di fare ricalcando quella che era la ricetta di un tempo, la ricetta del pane di Pompei, perché già 2000 anni fa a Pompei si produceva pane e lo si faceva con una farina di orzo e farro, chiamato Panis Cibarius, che veniva, diciamo, utilizzato maggiormente dalle famiglie meno abbienti, diciamo. E quindi questo percorso non vuole essere altro che un riconoscimento a chi tutti i giorni si sporca le mani, quelle mani che sanno di lavoro, così come fa Raffaele in vigna e come fa Massimiliano nel suo panificio. E sono ragazzi veramente che credono nel proprio lavoro e nel prodotto che portano poi all'utente finale. E grazie a loro infatti si riesce a fare un prodotto che sia quanto più vicino a quello che la tradizione vuole e ci impone. Raffaele meglio di me spiegherà il suo Gragnano, che non vuole strizzare l'occhio ai moderni russi, diciamo, beverini, ma vuole rispecchiare quella che è la storia del Gragnano, fatto con uve che rappresentano il territorio della penisola e quindi della zona di Gragnano pure. E con Massimiliano invece vorrò che proprio mi farà piacere che lui spiegherà quella che è la pagnottella d'orzo e farro e di come viene prodotta. Ed è stato anche bello con lui poter fare questa riscoperta, perché ci sono state varie prove prima di arrivare a quella che oggi serviamo in tavola. Io vorrei passare subito la parola a Massimiliano per farci parlare della sua attività. Innanzitutto, come si chiama il suo panificio e dove si trova? Sì, buonasera a tutti, sono Massimiliano Malafronte, uno storico panificio di Gragnano che è attivo dal 1906, e grazie al nostro amico Yuri abbiamo portato di nuovo, abbiamo riscoperto due grani antichi, il farro e l'orzo. Ecco, sono grani che si usavano nella antico tempio romano, e dove qui proprio a Pompei ci sono delle documentazioni che attestano che si utilizzavano questi grani, e noi abbiamo cercato di fare un pane ovviamente riportato agli usi nostri oggi attuali, essendo un po' più lavorato, però ecco, anche la forma, abbiamo voluto dare una forma molto rustica, rettangolare, proprio
proprio di un pane poco lavorato, giusto con una piccola incisione in superficie, e con svariate prove che abbiamo ottenuto un prodotto molto ma molto leggero, digeribile e di gran gusto, ecco, proprio con l'orzo che ha un sapore eccezionale, il farro che è uno dei cereali più antichi, li abbiamo combinati e fatto sì che il prodotto che viene servito qui da Vincanto, dal nostro amico Yuri, sia un prodotto eccellente, digeribile, di ottima qualità. Massimiliano, tu che sei maestro nel tuo mestiere, è possibile venire da te e trovare questo prodotto al tuo panificio? Diciamo che questo è un prodotto esclusivo del locale Vincanto. Abbiamo collaborato insieme sin dall'inizio che abbiamo studiato questo prodotto, e quindi teoricamente non lo facciamo, ecco, è un'esclusiva di Vincanto. Abbiamo degli altri pani anche antichi, anche lavorati con lievito madre, con farine macinate a pietra, quindi c'è una enorme vastità di prodotto che noi facciamo quotidianamente. Questo è un prodotto che facciamo solo esclusivamente per un locale di Pompei, dove ha riportato in luce un pane che si utilizzava 2000 anni fa. Quindi questa è la prima testimonianza del fatto che qui da Vincanto si possono trovare veramente prodotti esclusivi. Yuri, questo viaggio che hai voluto fare, intraprendere, da dove è nato? Perché l'hai fatto? Perché queste, diciamo, sono tutte cose che ti appassionano. Se tu ami la tua terra, ti appassioni a quello che c'è stato prima. Perché noi, non, come dicevamo prima con Raffaele, noi non abbiamo inventato niente, abbiamo soltanto una grande fortuna, quello di aver ereditato. Possiamo soltanto portare a conoscenza di quanto più persone possibili quello che ci è stato lasciato. C'è chi si vergogna del proprio passato, chi insegue la modernità a tutti i costi. A noi fa piacere essere moderni, ma fa piacere ancora di più essere legati a una tradizione, perché soltanto chi ha spalle forti può affrontare quelle che sono le sfide della modernità. Chi invece, diciamo, difficilmente ha i piedi ben radicati a terra, convinto di quello che c'è stato prima, si lascia portare un po' dalle mode. Noi le mode poco piacciono, ci fa piacere essere diciamo legati a questi prodotti che, ripeto, non abbiamo assolutamente inventato niente, però se è un panino che magari prima Massimiliano non faceva, ma faceva tanti altri grani, è pur vero, perché oggi c'è un ritorno alla farina di segale, alla farina, come diceva lui, macinata a pietra, a vari tipi di farine meno raffinate. Bisogna andare a vedere quanto vi sia di volontà, quanto vi sia di ricerca da parte dell'utente finale e quanto invece di moda, perché che ben vengano queste mode che ci riportano indietro, ma poi bisogna capire il perché andare a ricercare questo prodotto. Il nostro perché era semplicemente per fare un panino che non fosse un panino con i conservanti, che non fosse un panino anonimo, è un panino che racconta una storia, ed è per questo che ci fa piacere raccontare una storia della nostra terra attraverso un prodotto, così come la maggior parte dei prodotti che abbiamo. E invece la scelta di questa cantina? Perché non conosci Raffaele. Ti devo contraddire, ho avuto modo di conoscerlo poco e ti avrei voluto interrompere prima quando parlavi di modernità, perché lui, oltre a fare bene, a lavorare bene i sapori di un tempo, è anche molto molto moderno e ha molta inventiva. Ho avuto modo di provare il suo spritz in soda. Spritz in soda. A me mi ha fatto sprizzare un pochino di allegria, perciò mi è venuto questo, diciamo, questa denominazione. Neanche nel nome. Rimaniamo legati alla tradizione, perché a Napoli quando una cosa è molto simpatica, è fresca e giovanile, si dice sfiziosa. Quindi il nostro è uno spritz in soda, ma non uno spritz. Ricordiamo un attimino il nome della cantina. La cantina si chiama Poggio delle Baccanti. Situato in? Lo stabilimento sta a Sant'Antonio Abate. Però poiché noi ci troviamo in una zona molto frammentata dal punto di vista del territorio,
Quindi abbiamo l'opificio delocalizzato dai vigneti. Quindi abbiamo la cantina a Sant'Antonio Abate, proprio i vigneti a Trecase, Gragnano, zone vicino Gragnano, Sigliano in particolare, Caprile, che è una zona molto vocata per la produzione dell'uva di Gragnano. C'è anche il nome della nostra cantina, mette in evidenza diciamo anche il legame e la presenza nella nostra cantina della compagine femminile, che serve molto sia per un, diciamo, per avere una mentalità un po' più, un punto di vista più ampio e anche un gusto più elegante. Yuri prima si è fermato quando parlava di me, perché diciamo che tra i tanti miei pregi c'ho anche il pregio di essere, diciamo, di riuscire a sopportare molto Yuri, che è una persona molto pretenziosa, però lo fa perché lui ama il suo lavoro. E a proposito di questo, cosa sceglie dalla sua cantina, Yuri? Cosa si trova qui a Vincanto? In questo momento c'è il Gragnano per un legame con, diciamo, con il territorio e anche con l'alimento che viene proposto. Quindi, trattandosi di una pagnottella dove all'interno c'è dei friarielli, questi friarielli di pancetta e mozzarella. Quindi è molto succulenta, c'è anche la presenza della pancetta, quindi abbiamo bisogno di pulirci la bocca. Il Gragnano, che è un vino molto, molto simpatico e anche molto semplice, con le sue bollicine riesce a pulirci e predisporci per il morso successivo. Però il prodotto che ha anche nella sua cantina, poi è il prodotto di punta della mia cantina, che si chiama Delirium, ed è un vino, diciamo, è il primo vino che ho sperimentato con delle vinificazioni un po' particolari. Ci tengo a dire che io sono, diciamo, sono la quarta generazione, quindi questo legame con la storicità. Però il vino non segue le mode, però segue la modernità, quindi perché sarebbe stupido limitarci a produrre dei vini tradizionali senza utilizzare il vantaggio che oggi ci dà la tecnologia. Perché tante volte si dice di un vino che ha una tipicità, quando questa tipicità invece è un difetto dovuto a delle vinificazioni vecchie, quindi tramontate. E in questo ci tenevo a mettere in evidenza un criterio che ci accomuna un pochettino, perché oggi non è importante soltanto seguire delle tendenze. A volte si parla di chi mangia velocemente, quindi fast food, chi mangia lentamente, slow food. Noi invece, a noi piace mangiare onestamente, quindi diciamo dei prodotti che sono fatti da persone che prima del business mettono la passione, quindi hanno questo legame molto forte, ed è proprio questo legame che fa la vera differenza. Perché se io ho amore o passione per un prodotto, non posso non dedicarmi a questo prodotto e non posso non proporre qualcosa di fatto, diciamo, con onestà. E quindi il concetto, diciamo, un concetto che secondo noi è il più importante su tutto, è l'onestà. È una cosa che poi oggi è un pochettino messa nel dimenticatoio. Quindi noi abbiamo proprio da poco abbiamo messo su quest'idea di prodotti che vengono fatti con onestà. Detto questo, a me viene veramente voglia di venire a visitare le tue cantine, così come anche il panificio, ma non solo il panificio, proprio dove lo lavorate, che da quanti anni che è su quel posto? 1906. Ne sono un bel po'. 6 anni. Non da 1900, dal 1906. Pure solo sorseggiato, non è che... No, però la domanda era già... A questo punto però bisogna fare un brindisi. Sì, non volevo fare un brindisi e volevo... Non per concludere, ma semplicemente per dire il motivo... Ma che concludere? Abbiamo appena cominciato. No, il motivo della loro presenza è questa, è quello che diceva Raffaele, al di là dell'onestà
diciamo, che ognuno di noi può avere, che non sta a noi giudicare. Cerchiamo di farlo con il cuore, cerchiamo di farlo rispettando il cliente finale. Ma la cosa bella è stata quella di conoscere Raffaele con veramente le mani sporche di vigna, mentre vinificava il Petranera, che era questo vino fatto con 7 vitigni vesuviani, se non erro 7. Scusami se ti interrompo, perché su questo ci vuole veramente che in una delle prossime puntate andremo a visitare le loro attività, proprio per vedere come viene fatto, come viene prodotto. Poi c'è il fatto di andare da Massimiliano e trovare lui, come mi è capitato sabato. Infatti ho pubblicato anche delle foto su Facebook della produzione che tu vedevi lì al momento, trovare lui nel forno e che era lui che produceva, impastava, infornava le pagnottelle. Allora, quando hai queste certezze, non sbagli, non perché sia tu bravo, ma perché c'è chi ti dà la possibilità di poter avere dei prodotti che vengono comunque controllati prima da loro. E quindi questa è la fortuna, e credo e spero che si possa andare avanti sempre così, con prodotti che non vengono mai lasciati al caso, ecco. Il programma è offerto da... Plastic.